presidente dell'UPA, Lorenzo Sassoli De Bianchi, è stato protagonista di un confronto coordinato da Riccardo Luna, il direttore di Wired Italia, dove ha lanciato un appello accorato, deciso e anche severo. Fuori gli 800 milioni che erano destinati allo sviluppo della banda larga, che non si sa dove sono andati a finire. Può ribadire il concetto, presidente? In Italia abbiamo costruito il sistema autostradale alla fine degli anni 50 in 7 anni. Avevamo le automobili ma non avevamo le autostrade. Oggi ci ritroviamo nella stessa situazione, cioè abbiamo gli strumenti, gli smartphone, i tablet, internet, ma non abbiamo la cosiddetta banda larga, cioè siamo indietro rispetto ai collegamenti veloci. Questo è un grosso limite per il nostro paese. Io non mi stanco di ripetere che dobbiamo investire in questo. Internet esiste da 17 anni, non siamo ancora stati capaci di costruire una rete che sia a livello della competizione europea e mondiale. Il governo tempo fa stanziò 800 milioni di euro per potenziare la banda larga, sono lì congelati, ogni tanto appaiono, poi scompaiono, e allora io dico fuori gli 800. Ecco, ma in tutto, in questo non voler utilizzare questi 800 milioni, lei vede che non ci sia la volontà da parte del governo di farlo per altri vantaggi, per altre finalità? No, io non mi permetto di dire questo, io non so quali siano i ragionamenti che fa il governo. Io, da investitore pubblicitario, da chi rappresenta gli investitori pubblicitari, da chi lavora e vive connesso dalla mattina alla sera, dico che è un investimento non necessario ma indispensabile. Poi certamente i problemi in questo momento di chi gestisce la situazione economica e finanziaria del paese sono enormi, ma non questo io lo metterei al primo posto, non all'ultimo. Ecco. Nei prossimi giorni presenterete una ricerca interessante, per molti aspetti anticipatrice di quello che ormai sembra essere diventato un trend, ossia lo sviluppo degli iPad, dei tablet in Italia come nel resto del mondo. Ha anticipato alcuni risultati dai quali si evince che l'impatto anche pubblicitario su questi nuovi device è interessante. Può spiegarci meglio di cosa si tratta? Molto, cioè il fruitore dei tablet, dei cosiddetti tablet, apprezza e resta molto più colpito, diciamo, e memorizza di più la pubblicità rispetto ad altri mezzi. Per esempio, la pubblicità su una pagina di quotidiano trasferita sul iPad diventa più efficace. E iPad è una specie di scatola magica, così come era stata la televisione negli anni 50, quando nacque, che apriva l'immaginario su un mondo nuovo, diciamo, su un mondo affascinante. La stessa cosa, lo stesso tipo di vissuto lo sta avendo l'iPad. Il futuro della pubblicità sarà sempre più digitale. Da un 11% di crescita del mercato pubblicitario è previsto un incremento nei prossimi anni del 15% per arrivare a una quota di mercato complessivo degli investimenti pubblicitari sul digitale di pari al 15%. Concorda o qual è la sua idea? Sì, concordo. Io direi che più che sul digitale, a parte che il digitale oggi interessa la televisione, la radio, interessa un po' tutto, ma direi sulla multimedialità. Cioè ormai c'è evidenza che le campagne multimediali sono più efficaci delle campagne monomezzo. Questo è uno dei pochi punti, è uno dei pochi dati certi che abbiamo. Quindi le aziende andranno in questa direzione e quindi ovviamente se si verificheranno le condizioni di cui parlavo prima, certamente questo mercato crescerà, come dice lei.